dato che la mangiata è ancora arrivato, però arriva, siamo sicuri che arriva. Arriva, arriva. Siamo sicuri che arriva, se dopo il prossimo intervento, quello è arrivato, allora cominciamo a porci anche lui, no? Ma non, allora, perché c'è Guido che sta in collegamento perenne con la macchina. E allora, adesso quindi nel turno, adesso tocca a Paolo Gaggetti, di volta. Allora io vi intrattengo mentre avete fame, no? Allora, intanto come abbiamo organizzato noi la manifestazione del 10? Prima ero qui al computer, ma non perché ero scortese, ma perché ho mandato una serie di mail per preparare la manifestazione, ultimi tutti i messaggini a 60 famiglie sfrattate con quello si chiama. Noi ci troveremo, l'anno scorso si fece un corteo e avevamo però i ragazzi del centro sociale abbastanza affini alle nostre battaglie politiche. Hanno occupato insieme alle famiglie degli importanti edifici a Livorno, hanno occupato una caserma, una sede dell'ASL, una scuola, un edificio Cecopo, tre o quattro appartamenti, e quindi hanno permesso a un centinaio di persone di poter trovare un riparo senza avere un'alternativa al comune. E infatti la Fondazione Michelucci diceva che questi centri non erano centri occupati, ma erano centri d'accoglienza informali, al punto tale che noi siamo riusciti, con l'accordo col comune, di mandare l'ASL in queste strutture, fare la certificazione alla famiglia, che viveva in alloggio improprio, in sovraffollamento e con antigenicità, in modo che avessero, ora uscendo il bando la prossima settimana, avessero un punteggio tale da permettere al comune di poterli sistemare. Questo è un percorso fatto con i ragazzi. Purtroppo c'è le elezioni amministrative alle porte, i ragazzi non vogliono avere rapporti con i partiti e quindi questa collaborazione è leggermente sospesa e noi speriamo che dai prossimi mesi possa riprendere in piedi. Quindi noi l'anno scorso facevamo un corteo non molto partecipato ma significativo per i vini della città. Quest'anno facciamo un appuntamento in piazza grande sotto la nostra sede. Noi abbiamo una sede nel centro della città, questo è molto importante. Se siamo abbastanza numerosi faremo un corteo magari in via grande e poi ci dispendiamo dentro il mercato di piazza Capamonti dando volantini del Brianco. Come la prepariamo? Noi avremo una conferenza stampa lunedì, mandando al prefetto una lettera con le 10 domande che Malte ha fatto al governo Letta, chiedendo che le domande siano inoltrate anche dall'arbitro di Livorno. Mandiamo una lettera a tutti i capogruppo della sinistra, meno PDL e destra, per chiedere che entro il mese di ottobre si possano svolgere nei consigli comunali o nelle circoscrizioni delle assemblee aperte sulle 10 domande che Valte faceva sostanzialmente per evitare che i comuni avessero sul groppone la questione della casa se il governo se ne occupa. Poi abbiamo mandato una lettera a tutti i partiti, movimenti e amministratori affinché possano partecipare alla manifestazione portando anche le bandiere, ci siamo raccomandati perché noi siamo, perché i partiti se ci sono si facciano vedere, o se sono efficaci o non sono efficaci sarà l'elettorato a dargli poi il giusto peso elettorale. Inviteremo il capogruppo di Rifondazione Comunista in Toscana, che è la Monica Sgherbi, perché è la prima firmataria della legge votata in Toscana, con la quale Daria vi ha spiegato il meccanismo di una ripetizione. Ora, io credo che su questa legge non ci sia sufficiente attenzione, in Toscana soprattutto, e intorno alla Toscana. Per esempio, quando è venuto il compagno Vinti a Livorno e parlava delle cose da fare in Umbria, era cosa importantissima, ma questa percezione non l'ha, non è riuscito a cogliere il fatto che il comune possa rinviare l'ufficio uno sfratto e dar giusto indirizzo. Non so se ci si rende conto, si può estendere questo problema anche alle case degli enti che sono chiuse, perché se voi occupate un alloggio dell'INPS oggi in qualunque città non troverete un cane che vi fa querela, perché è tutto centralizzato. Quindi vi invito
Roma penso di no, ma dappertutto se ci sono orologi dell'Inps, dell'INAI. A Roma ne stanno 1000 o 3000 lips occupati. Occupati, quindi ci hanno dovuto abbiamo questi appartamenti. Quindi si può estendere anche ai grandi patrimoni o meno. Quindi questa è la manifestazione che abbiamo organizzato, poi vediamo che tipo di rapporto. Noi non abbiamo problemi ad andare sulla stampa, abbiamo, siamo conosciutissimi, qui programma di fase cruciale non ce l'abbiamo. Vediamo se le 60 famiglie, tutte in attesa dello sfratto, di velocità da convalidare o da significare o da precettare o da avere una forza pubblica, vengono con noi e quindi abbiamo anche la possibilità di fare una buona cosa. Questa è un po' il lavoro. Io vorrei che la questione perdi il lavoro, perdi la casa, che non l'abbiamo vedendo a Livorno, però se noi si inventava uno slogan che nessuno raccoglieva, eravamo dei bravi pubblicisti e basta. Se è bastato dirlo e tutti l'hanno coniato, vuol dire che era già nelle cose. Cioè le cose si fanno quando oggettivamente sono già presenti nel paese. E se l'Unione Inquilini ha una credibilità maggiore in questi ultimi due anni è perché ha svolto questo ruolo, perché va a cogliere sulla pancia della gente. La gente ha uno sfratto, non sa chi rivolgersi, non sa dove andare, è disperata, quindi se trova noi, trova per noi in un'ancora, e quindi penso che dobbiamo lavorare meglio sulle gare, il perché uno perde il lavoro. Noi ci occupiamo di come la cassa non la deve perdere, ma perché perde il lavoro? Dove lavorava? Con chi lavorava? Cosa dicono i propri dipendenti di quel lavoro? Perché non fanno sciopero? Perché non si organizzano? Ecco, questo lo chiediamo alla sinistra, che a volte è frammentata e sorda e non riesce a organizzarsi. E vengo al piano politico. Ora, manifestazioni nazionali 12, 9, 18, 17, se uno va in Finlandia e lo racconta, gli dicono ma te sei fuori di testa, cioè la sinistra è da manicomio. Cioè non è possibile organizzare manifestazioni separate. Ho preso fare una modalità, e noi a Livorno, nel nostro piccolo, ci battiamo per farlo, dentro il pensiero sudamericano, cioè inventa nulla, Porta Alegre, partiti, movimenti e istituzioni. Ognuno fa la sua parte dentro un forum, dentro un percorso partecipato, e ognuno porta il suo contributo. Possiamo rilanciare questo modello anche della nostra manifestazione, ma facendolo esplicitamente, riprendendo Genova, prendendo Porta Alegre, nel senso che la crisi morde talmente tanto che le associazioni che nel 2001 si misero insieme per Genova e poi sono tornate a fare le loro cosette, a fare il suo lavoro, devono rimettersi in gioco e devono far pesare questo lavoro politico-sociale del paese verso le forze politiche, verso le forze organizzate, dargli una prospettiva politica. Quindi io questo mi sembra sufficiente. Ora il problema volevo affrontare come ci siamo finanzia. Ora noi abbiamo una sede che ci costa 1000 euro al mese, fra affitto, telefoni, vuoi dare un rimborso a qualcuno che va in autobus, no? Cioè non possiamo proprio volontariato pagare le 25 euro al mese per pagare un cellulare, no? Quindi 1000 euro, quindi si dà un piccolo contributo proprio, cioè quasi esoso, e abbiamo 250 deleghe nelle casse popolari che ci portano sulle 400 euro al mese e poi 100 tessere l'anno e non tutte da 50 euro, quindi 5, cioè se fate i conti, quindi fate i conti, noi finiamo l'anno del bilancio sempre con 1000, 1300, 1400 euro in più, ma poi sono sempre gli stessi 1500 euro dopo che noi mettiamo dalla cassa. Quindi il problema qual è? Abbiamo a questo punto, a parte è fatto un'associazione come PISA che ci consente di avere dei volontari di servizio volontario civile, l'avremo il prossimo anno, PISA ce l'ha 7, e quindi questo mi sembra un problema da affrontare in un altro modo, però affrontare come si fa l'associazione di volontariato, io vorrei una riunione nazionale tranquilla di 4-5 compagni interessati, spiegare come abbiamo fatto, la Pisa, e vedere se è possibile fare altre parti, se abbiamo fatto bene, però questo ci consente di avere dei progetti. Abbiamo vinto il progetto con Cesut,
di 4.000 euro, ne spenderemo 4.000 lo stesso, che ci consente di fare delle lezioni sul disagio abitativo, sull'urbanistica. Abbiamo coinvolto la Fondazione di Chelucci, una libreria e altre associazioni, l'ARCE, eccetera. Poi abbiamo chiesto al Comune di discutere una convenzione sull'emergenza abitativa. A Livorno il Comune dà 100.000 euro all'ARCE per occuparsi dell'emergenza abitativa. Noi pensiamo che non è che l'ARCE ha un punto del signore, poi ce ne vanno tutti da noi. Dall'ARCE le mandate a noi e quindi non capisco perché non si possa fare qualcosa. E speriamo con questo meccanismo di riuscire a avere magari un tempo pieno, se ce l'abbiamo, no? Qualcuno che possa portare i giovani, perché noi rischiamo di avere un inquilino e dire per un compagno che 40 anni che lo fanno, come questi vengono a mancare, io li vedo inquilini. E lo so, però succede se non parlo di inquilini. Ma non è, compagno Venturi di Sesto Fiorentino, è un compagno che pure ci ha lasciato, vedi? Noi dobbiamo pensare anche, cioè questi giovani di Viareggio di Verna, che secondo me sono compagni preziosi, come Pescara, cioè penso a queste nuove generazioni che secondo me hanno delle modalità da centri sociali, più che da un'inquilino tradizionale. E questo mi permette di avere una maggiore affluenza giovanile, perché è chiaro, quando ci vedono noi in via Pironi ci vedono come degli anziani, no? Se invece vanno a Bergamo, trovano dei ragazzi di 20 anni, si sentono più in agio, è possibile, io capisco, c'è una legazione che è generazionale. Noi dobbiamo capire come la nostra esperienza che abbiamo la trasmettiamo a questa nuova generazione, come? E non, io non so perché te devo dire per terra per operare, ma poi cioè, come facciamo? Facciamo un seminario nazionale? Cioè organizziamo, dobbiamo trovare il modo che queste esperienze si rafforzino e non che magari vengano criminalizzate oppure come abbia detto il potere fuori dalla sede. Io su questo, su Fondazione non c'è stato niente, in Viareggio sì, perché in Fondazione Comunista non butterebbe mai fuori dalla propria sede la sede come l'Ubini. Quelli idioti di Viareggio, lo so che forse passa a 6 di invece, non so, sono i buoni e vi spero che si trovi la soluzione. Ma è vero che nasce una sede e muore per mancanza di finanziamento. E io su questo non c'è. Ognuno poi, noi qua abbiamo siamo una confederazione degli olimpini, perché ognuno abbiamo territori, istituzioni, problemi diversi. E non è che io mi posso comportare come compagno Berli a Milano, perché a Milano c'è una dinamica diversa. Quindi dobbiamo trovare il modo anche di fare in modo che appunto questa rete organizzativa che abbiamo trovi alcuni terminali, cioè trovi il modo anche di comunicare le esperienze che fa. Non è detto che quello che facciamo a Livorno sono fatti dappertutto, e neanche a Milano. Quindi io auguro a questi signori inquilini. Una cosa la voglio dire, se dobbiamo modificare le regole del nostro modo di organizzarsi, lo statuto, non lo facciamo al congresso, facciamolo prima, perdiamoci un sacco di tempo, tranquilli, lo definiamo e quando è finito si porta al congresso, perché non è possibile in 3 giorni. Dopo un pranzo, un viaggio, 10 minuti, un quarto d'ora, discutere di cose importanti e poi facciamo degli statuti che magari poi non ci servono. Quindi occorre organizzare meglio il nostro congresso. Quando si arriva lì abbiamo già discusso, condiviso, magari si sta meglio insieme e si può alla fine decidere in maniera democratica. Grazie.